È stato un successo e non poteva essere altrimenti. Un'organizzazione perfetta, una location bellissima al Parco del Conservatorio Paganini, nel cuore di Albaro. La nona edizione di Daddy Camp, i numeri sono ancora in aggiornamento, però davvero ha coinvolto centinaia e centinaia di famiglie, padri e figli, con tanti sport a disposizione. Allora sì, è stata la nona edizione, siamo ormai diventati degli aficionados del conservatorio, abbiamo sempre una bellissima accoglienza qui da parte del direttore Iovino e alla consueta offerta di attività sportive extrascolastiche abbiamo aggiunto quella della musica, e quest'anno il direttore Iovino ci ha presentato tre dui, papà figlia, che hanno eseguito davanti a una platea interessante, interessatissima e commossa, direi, dei bellissimi brani, e poi ha dato la possibilità a molti bambini di conoscere alcuni strumenti musicali. Quindi l'offerta di Professione Papà, l'offerta di Daddy Camp è sempre quella di far giocare i papà con i loro figli e far vedere ai papà quali sono le vere inclinazioni dei figli. Quindi obiettivo raggiunto, messaggio arrivato, gente sorridente, mamme e papà contenti, sono veramente soddisfatto. Tantissime magliette tutte esaurite, Genova nel cuore, quindi anche un importante aspetto solidale in una giornata davvero speciale, e poi tante discipline sportive, ma in particolare il rugby con il progetto Rugby Tots, che è pronto a vivere una stagione con numeri e valori straordinari. Ma sì, intanto sono contentissimo della buona riuscita della raccolta di denaro per la meta del ponte. Tu, quando noi chiamiamo a raccolta le famiglie rispondono, e anche Professione Papà farà una donazione a una scuola della zona del ponte. Siamo veramente sempre presenti per aiutare le famiglie, e poi sì, poi riparte il nostro rugby Rugby Tots per bambini da 2-5 anni, cinghialetti per i bambini che vogliono fare mini rugby nelle scuole, e tutto il rugby giovanile del CUS, dei quali noi siamo i responsabili, Under 6, Under 8, Under 10, quindi una continuità su uno sport che, oltre al divertimento, dà tantissimi valori e aiuta tantissimo le famiglie a crescere i bambini. Una location straordinaria, la sede del Conservatorio Paganini con il suo parco, insomma nel municipio ci sono dei gioielli. Daddy Camp, arrivato alla nona edizione, è anche un'occasione per aprirlo alle famiglie in una giornata davvero speciale. Sicuramente il conservatorio e questo parco all'interno del municipio sono una realtà che ha qualcosa di particolare, e speriamo di continuare a conservarlo sempre nel modo migliore. D'altronde abbiamo questa grande scuola di conservatorio che speriamo che continui nel tempo a sfornare grandi personaggi. Ancora ieri, durante la giornata della memoria, abbiamo avuto un tenore, Fabio Armigliato, che ci ha dimostrato quali siano le qualità dei tenori che sono usciti, diciamo, da questo conservatorio. Una giornata di sport dedicata alle famiglie, Daddy Camp, i ragazzi con i loro padri, un bellissimo messaggio, no? Quello di vederli fare sport insieme. È sicuramente un qualcosa di positivo, visto che spesso e volentieri purtroppo i padri sono impegnati più al lavoro e da altro, sono sempre le mamme un po' costrette, tra virgolette, a sopportare, se vogliamo, i figli. E una giornata come questa dedicata allo sport con i genitori deve portare i ragazzi veramente ad apprezzare più lo sport e un po' meno il cellulare e i computer.